Bene, buongiorno. Direi di cominciare, visto che siamo già abbondantemente in là con i tempi. E vorrei cominciare con dove abbiamo lasciato ieri. Ricapitolo un po' l'ultimo tema di cui abbiamo parlato ieri, ossia il potenziale elastico di strutture. Quindi è possibile sfruttare il potenziale elastico e il potenziale deformativo di strutture come questa per creare strutture nuove, creare architetture, morfologie strutturali che abbiano un senso e come possiamo utilizzare appunto quello che viene visto soprattutto in ingegneria come uno svantaggio, quello dello sbandamento torsionale o dello sbandamento flessionale. E utilizzarlo come il saltatore con l'asta che vedete qui a nostro vantaggio, utilizzando tutta l'energia elastica accumulata all'interno dell'elemento. Se vediamo, diamo un'occhiata a quelle che sono le proprietà dei materiali utilizzati normalmente nel campo delle costruzioni, notiamo che materiali compositi e anche il legno hanno delle proprietà elastiche molto interessanti, in quanto possono allungarsi e possono deformarsi relativamente, possono avere grandi deformazioni senza entrare in crisi. Quindi vedremo come nei prossimi progetti che presenterò questi due materiali rappresentano un po' il fulcro della nostra ricerca. Quindi, come possiamo utilizzare appunto l'energia elastica e il potenziale deformativo delle strutture? Abbiamo negli ultimi anni individuato una sorta di nuova categoria strutturale che noi chiamiamo bending active structures, quindi strutture che si richiamano anche molto a quelle che abbiamo visto ieri essere la multi-halle Mannheim di Fry 8 e l'approccio elastico. Delle grid shells dei lavori già effettuati in passato. E come si vedeva nella prima slide, questi non sono morfologie strutturali completamente nuove. Nell'architettura vernacolare esistono già esempi interessanti in cui fasce di canne vengono legate assieme per creare appunto capanne o forme di sheltering. E quello che noi stiamo facendo è rielaborare e reinvestigare questi paradigmi in chiave attuale, soprattutto anche alla luce degli strumenti a nostra disposizione. Nel nostro caso, come facevo vedere ieri, utilizziamo molto il software parametrico insieme a software di calcolo. Agli elementi finiti. Negli ultimi tempi stiamo sviluppando appunto delle interfacce per poter rendere più agevole l'exchange di dati tra una piattaforma e l'altra, in quanto le piattaforme ingegneristiche, di software ingegneristico, sono spesso concepite in maniera totalmente indipendente rispetto a quelle che sono le piattaforme CAD che vengono utilizzate normalmente in ambito architettonico. E la nostra intenzione, il nostro focus risiede anche nella possibilità di ampliare quelle che sono le possibilità collegate a questi mezzi. E quindi tramite scripting e programmi che sviluppiamo noi stessi, tentiamo di arginare un po' il gap che esiste fra questi programmi, questi diversi mondi. Questi sono tutti i lavori che stiamo facendo, sono piccoli esempi su cui testiamo un po' i nostri tool, i nostri programmi. Nella fattispecie
Tutto il lavoro che facciamo è sempre physics based, quindi sono tutte simulazioni che approssimano il meglio possibile la realtà. Quindi non sono, non è computer graphics, sono tutti calcoli, sono tutte deformazioni reali del materiale, anche per poter agire poi su quelle che sono le tensioni e le distribuzioni degli sforzi, degli elementi, oppure anche cambiando quelle che sono le proprietà del materiale, variando la rigidezza per esempio del materiale per ottenere delle deformazioni localizzate. Per esempio qui vedete come il materiale di bordo, essendo più flessibile, poi si deforma più facilmente rispetto al corpo centrale. Quindi a partire da tutti questi ragionamenti e mettendo insieme il corpus di programmi a nostra disposizione per l'esplorazione sia a livello architettonico ma anche a livello ingegneristico delle strutture, nel 2010 colleghi del mio istituto, Simon Schleicher e Julia Ninade, insieme all'Institute of Computational Design di Achim Menges, hanno realizzato un padiglione sperimentale che appunto sfrutta questo principio della deformazione, della grande deformazione elastica del materiale. Vorrei introdurre un po' quello che è il workflow di questi progetti, visto che ritornerà nei prossimi progetti che mostrerò oggi. Noi lavoriamo molto in diretto contatto con gli studenti, quindi questi progetti si articolano normalmente nell'arco di un anno. Nel primo semestre diversi gruppi di studenti fanno proposte, creano proposte durante il loro studio che noi regolarmente revisioniamo, vediamo con loro e che supportiamo nella realizzazione. Poi alla fine del primo semestre viene individuato il progetto che ha maggior potenziale e poi si passa alla realizzazione nel secondo semestre. Questo un po' per mettere alla luce il ruolo veramente fondamentale per noi del modello fisico. Nel primo semestre tutti gli studenti che lavorano con noi lavorano quasi esclusivamente su modelli di carta, modelli di legno, proprio perché la possibilità che questi modelli offrono di capire il comportamento meccanico della struttura è impagabile. La modellazione digitale è un processo che segue poi successivamente e solo validando e tornando indietro appunto in questa sorta di loop per poter capire se effettivamente siamo sulla buona strada. E appunto il test e la modellazione digitale vanno sempre di pari passo anche con misurazioni digitali, analogiche, accurate per appunto validare i nostri modelli. Quello che poi spesso ci capita di fare è semplificare il modello digitale in un modello parametrico che incorpora solo i punti e tratti salienti del comportamento della struttura, in modo da poter allargare il campo di sperimentazione architettonico. Spesso diventa impossibile quando bisogna creare una simulazione completa della struttura, riuscire a contemporaneamente, in tempo reale, avere variazioni per testare nuove possibilità. È per questo che spesso operiamo anche un'operazione di semplificazione dei tools in modo tale da agevolare il workflow di sperimentazione architettonica. E di nuovo i modelli fisici rappresentano uno strumento assolutamente fondamentale nella nostra ricerca. Si vede come la variazione dei modelli a volte raggiunge delle proporzioni gigantesche, anche perché bisogna testare tutte le possibili
variazioni sia a livello digitale ma anche a livello fisico, finché appunto si giunge a quella che è la, la proposta finale e appunto da qui si comincia a sviluppare tutti gli aspetti che sono collegati sia alla digitalizzazione del progetto, alla simulazione di tutti i pezzi, di tutte le componentistiche che compongono il padiglione o l'oggetto in questione, fino alla fabbricazione, chiaramente. La fabbricazione che è ovviamente anche un focus molto, molto importante in quello che facciamo. Sempre di nuovo la validazione del progetto e delle varie fasi progettuali a partire dai modelli fisici, del modello agli elementi finiti, del modello diciamo ridotto per l'esplorazione architettonica, è sempre qualcosa che dobbiamo fare in modo tale da capire se siamo effettivamente sulla buona strada per non incorrere in gravi errori. Questi modelli che poi vengono creati praticamente quasi alla fine della concezione architettonica della PS o del padiglione che poi verrà realizzato, servono appunto a validare completamente il processo e appunto a capire in quanto ingegneri a essere abbastanza confidenti del fatto che l'idea funzionerà. Accennavo la questione fabbricazione digitale, chiaramente questo è l'altro aspetto molto, molto importante in quello che facciamo. Tutti questi gli steli di legno poi devono essere catalogati, sviluppati, sia a livello di G-code per le macchine che utilizziamo, gli robot che utilizziamo per la fresatura del legno, ma anche a livello di ingegnerizzazione dei dettagli, chiaramente. C'è un lavoro veramente di equipe tra noi e la parte più prettamente ingegneristica, come appunto il test di questi giunti fra le varie fra i vari steli di legno e ottimizzazione anche per esempio di determinati dettagli. Ad esempio in questa slide si vede come una piccola variazione della geometria riduce del 30% le tensioni all'interno del materiale, quindi questo è anche un aspetto che noi dobbiamo sempre mantenere in considerazione nel nostro lavoro. La parte di fabbricazione è una parte che poi pertiene più ai nostri colleghi dell'Institute of Computational Design. Ci tengo a ripetere e mettere in chiaro che questi sono lavori di collaborazione fra i nostri due istituti che sono coinvolti al 50% nelle varie aspetti di sviluppo e poi realizzazione dei padiglioni, ognuno chiaramente con i propri focus. Il padiglione in questione poi è stato costruito sempre insieme agli studenti. È interessante notare come ogni singolo pezzo che componeva il padiglione era talmente fragile in quanto ogni listello aveva uno spessore di 6,5 mm, anche perché per potersi piegare e ottenere questi raggi di curvatura non poteva che essere avere quelle dimensioni, quello spessore. Però chiaramente con queste dimensioni, queste lunghezze, bisogna stare assolutamente attenti, visto che sono particolarmente fragili e devono essere trasportati. Avevamo bisogno di 4 studenti appunto per trasportare uno di questi listelli, che erano estremamente flessibili dal momento in cui erano ancora disassemblati. Dal momento in cui la struttura si comincia ad assemblare, il tutto acquista una rigidità strutturale che chiaramente funziona solo dal momento in cui il toro si chiude in se stesso. E questo è stato probabilmente uno dei primi progetti che hanno sfruttato in maniera
veramente soddisfacente il potenziale elastico di questi di questo materiale, almeno poi nel nostro contesto di ricerca. Oltre tra l'altro ad ottenere un effetto estetico molto interessante con questi filtri di luce, di colorazioni e morfologie che sicuramente non ci si aspetta da una struttura standard. Per ritornare un po' al discorso della validazione del progetto digitale, del progetto fisico, operiamo anche spesso una scansione dei nostri lavori proprio per validare i modelli digitali e soprattutto i modelli di simulazione. Visto che spesso la variazione di un piccolo parametro potrebbe fornire dei risultati completamente errati. Insieme all'Istituto di Geodesia dell'Università di Stoccarda abbiamo avuto la possibilità di fare una scansione totale del padiglione, una nuvola di punti che poi viene ricostruita in 3D, e questo è il risultato della scansione. Si vede come la geometria alla fine la geometria costruita è più che è molto ben approssimata dai tools digitali che abbiamo utilizzato in fase di progettazione. Un aspetto interessante che spesso non si tiene in considerazione, ma di cui poi ci siamo resi conto una volta disassemblato il padiglione, è che il legno tende a rilassarsi. E queste erano le lamelle che posate al suolo, poi appunto dopo 3 mesi di curvatura costante, questa era la conformazione geometrica che avevano assunto. È un aspetto molto interessante in questo tipo di strutture, perché chiaramente con l'arco del tempo la struttura tende ad abbassarsi, a perdere in parte di rigidezza. Questi sono tutti aspetti che in qualità di ingegneri dobbiamo anche tenere in considerazione dal momento in cui questi non sono più padiglioni temporanei, bensì diventano costruzioni che devono durare nel tempo. È interessante anche vedere come la ridondanza strutturale del padiglione è un elemento assolutamente fondante della struttura. Questi sono test di carico che abbiamo effettuato sulla struttura. Una volta svuotati i secchi o tolti i cavi, la struttura rimbalza completamente nella posizione di partenza. Questo proprio per capire un po' quello che è il potenziale elastico di queste strutture. Cioè, immaginate chiaramente un elastico che si tende, poi ritorna appunto nella propria situazione di riposo. È anche un comportamento veramente molto interessante che vale la pena poi sfruttare, che su cui stiamo continuando ad investigare nel nostro lavoro contemporaneo. E il padiglione poi è stato uno degli iniziatori di una serie di ricerche su cui ci stiamo impegnando. Il progetto di Soma, con cui ho concluso la lecture di ieri, è stato probabilmente il culmine in questo momento della ricerca che stiamo effettuando nel campo dei sistemi elastici. Comunque sicuramente ci saranno degli advancements in futuro, vedremo anche interessanti nuove applicazioni, non solo a livello materiale, ma anche a livello morfologico, strutturale. Il prossimo progetto di cui vorrei parlare si concentra su un altro aspetto di cui ci interessiamo nel nostro dipartimento, che è il trasferimento di principi strutturali e naturali per la fabbricazione e la costruzione di geometrie complesse.
In questo progetto in particolare poi abbiamo avuto un interessante transfer tra principi biologici e tecniche di produzione artigianale o tradizionale che poi abbiamo rielaborato ai nostri fini. Una piccola introduzione riguardo a quelle che sono le plate structures o in italiano struttura lastra. Esiste un'interessante correlazione fra quello che è il comportamento di strutture reticolari completamente triangolate e quelle che sono che vengono chiamate strutture pure struttura lastra. In geometria esiste un teorema che correla appunto diversi solidi, diverse geometrie una con l'altra, viene chiamata la relazione di polarità, e questa relazione non ha solo risvolti geometrici, bensì ha risvolti anche prettamente fisici. Cioè, se noi passiamo da una struttura reticolare, una struttura completamente triangolata, reticolare, a barre, in cui i nodi sono giuntati, ad una struttura, cioè al reciproco polare composto solo da piatti, troveremo che la distribuzione degli sforzi all'interno del reticolo strutturale è esattamente lo stesso che si ritrova all'interno delle fughe dei piatti. Questo significa che il modo in cui queste strutture a piatti o lastre portano i carichi sono essenzialmente per taglio e quindi massimizzano sostanzialmente l'utilizzo del materiale. Quindi esistono in ingegneria due catalogazioni di superfici piane, quindi strutture a piastra che reggono i carichi sostanzialmente per flessione. La flessione è un sistema di supporto dei carichi abbastanza inefficiente, in quanto utilizziamo solo la metà della sezione, mentre se i carichi vengono supportati all'interno del piano della lastra, otterremo una massimizzazione dell'utilizzo del materiale. E questo è un principio estremamente efficiente per le strutture. E questo appunto è lo schema che dimostra come se passiamo da una struttura a tetraedro al reciproco e poi al cubo, vedremo che la distribuzione degli sforzi è esattamente la stessa. Partendo poi da questa semplice considerazione strutturale, abbiamo cominciato ad investigare sempre di più la possibilità che è connaturata in queste strutture a lastra. Che sono una tipologia di struttura che non conosciamo molto in architettura. Mentre le strutture reticolari sono state declinate in ogni forma negli ultimi 300 anni, le strutture a lastra non sono così diffuse all'interno del mondo dell'ingegneria e dell'architettura. Però un aspetto interessante è che si ritrovano spesso all'interno di organismi biologici, come ad esempio lo scheletro dei ricci di mare. Il scheletro dei ricci di mare è una struttura a lastra pura, in cui si vedono che queste placche che compongono lo scheletro sempre si connettono insieme una con l'altra per creare lo scheletro esterno del riccio. Un altro aspetto interessante dello scheletro del riccio di mare è la connessione fra le diverse placche. Se si vede uno zoom della placca, si vedono queste connessioni dentate che appunto uniscono i diversi elementi. Questo è un aspetto molto interessante perché questa forma di connessione è una connessione che appunto trasferisce in maniera ottimale gli sforzi appunto di taglio, ma non gli sforzi flessionali. Cioè le placche sono libere appunto di ruotare una rispetto all'altra.
Questo ha chiaramente poi dei vantaggi nei confronti della risposta strutturale dello scheletro e dell'elemento. Quindi, ispirandoci appunto a questa forma strutturale, questa morfologia strutturale, abbiamo cominciato ad elencare una serie di criteri morfologici e morfogenetici che ci potessero coadiuvare nella generazione di una struttura che appunto poi incorporasse tutti questi aspetti sia a livello di morfogenesi digitale ma anche fabbricazione poi digitale. Abbiamo sviluppato appunto una serie di tools che ci hanno permesso di astrarre questa serie di principi e poi integrarli in un framework di lavoro digitale e in questo modo poi esplorare diverse opzioni a partire appunto da quello che è la cupola più semplice ad morfologie più complesse in modo tale da avere anche una variazione strutturale morfologica ma anche poi di curvature locali e utilizzare al meglio poi il materiale. Il criterio generativo si basa appunto sulla panelizzazione esagonale dello spazio, in quanto si presta molto bene al principio di cui vi ho parlato all'inizio. E partendo da questo principio di tassellazione dello spazio, i singoli tasselli vengono poi suddivisi ulteriormente in una serie di triangoli connessi assieme, estrusi rispetto alla propria normale e poi troncati. Questo ci permette di avere facce completamente piane. Chiaramente dal momento in cui dobbiamo cominciare a pensare ai criteri di fabbricazione, questo progetto rispetto al progetto che avete visto all'inizio è un progetto in cui i constraint e i vincoli di fabbricazione erano molto più grandi, perché stiamo parlando di spessori non più di 6,5 mm, quindi la possibilità di flettere il materiale era molto più ridotta. Qui stiamo parlando di pannelli di legno di 9 mm, quindi uno spessore molto più consistente che non ti permette più quella flessibilità che avevamo prima. E quindi la planarità delle singole facce era un requisito assolutamente da ricercare e appunto da implementare nel progetto. Parallelamente, chiaramente, vista un po' la natura dei nostri progetti, della natura collaborativa dei progetti, tutta una serie di ricerche sul comportamento strutturale di diversi pattern è stata svolta, quindi investigando quelli che sono per esempio la geometria, la morfologia delle connessioni e come si poteva appunto ridurre i picchi di tensione dal momento in cui si connettono questi elementi, questi moduli assieme, fino appunto ad arrivare a quello che è il prototipo digitale finale che è stato realizzato tramite un modello di rilassamento dinamico, tramite il quale appunto tutti questi vari step che ho elencato precedentemente sono incorporati e implementati in un modello digitale. Questo ci ha portato poi al modello finito che è servito poi da blueprint per tutte quelle che poi sono state i successivi step sia di fabbricazione che di ingegnerizzazione dei vari componenti. Riguardo alla fabbricazione, il progetto ha richiesto appunto la ricerca e l'investigazione di una tecnica di fabbricazione conosciutissima nel mondo della carpenteria e dell'ebanisteria, ossia delle connessioni a nido di rondine, le connessioni dentate. Questo perché, come vi facevo vedere all'inizio,
non è un caso che anche appunto nell'esempio biologico del riccio di mare esista proprio questa connessione, perché è assolutamente la più adatta per connettere trasferire gli sforzi di taglio tra un elemento e l'altro. E come si vede qui, un artigiano abbastanza con diciamo, una media preparazione è assolutamente in grado di produrre tramite i propri strumenti tutte le varie connessioni dentate di cui ci possiamo che già conosciamo. Il problema è quando la complessità spaziale di questi singoli elementi diventa tale per cui i vincoli e gli angoli fra i vari elementi non sono più controllabili come erano prima. Quindi un angolo chiaramente di 90 gradi diventa banale da produrre anche con mezzi di produzione analogici. Quando si comincia a aumentare la complessità spaziale, bisogna cominciare a guardare ad altre forme di fabbricazione. Nella fattispecie, per questo progetto, ci siamo muniti di un braccio meccanico a 6 gradi di libertà, quindi un KUKA robot, più a cui viene montato una fresa in punta, e in più ci siamo dotati di un settimo grado di libertà, che sarebbe questo piatto, questo disco girevole, per poter appunto semplificare in parte la fabbricazione, tutta la catena di fabbricazione, in quanto altrimenti questo avrebbe significato uno sforzo addizionale sia in termini di tempi e di manodopera, non indifferente, in quanto ogni singolo elemento avrebbe dovuto essere ruotato manualmente, perché si sarebbe potuto fresare solo uno dei lati, poi sarebbe dovuto ruotare la parte, fresare il secondo lato. In questa maniera abbiamo potuto creare una catena di fabbricazione digitale in cui tutti questi vari constraint erano inglobati in un unico quadro di fabbricazione. Chiaramente, nonostante abbiamo tentato di ridurre tutti quelli che sono i limiti legati alla fabbricazione, esistono in ogni caso dei limiti che bisogna tenere in considerazione. Per esempio, i vincoli di fresatura della macchina sono dei vincoli che ci permettono chiaramente di produrre solo determinati elementi, e questi limiti poi chiaramente si rispecchiano anche in quella che sono le geometrie che noi possiamo produrre. Vorrei infatti di nuovo mettere un accento sull'integrazione di tutti questi vari aspetti di cui ho parlato finora. Quindi la prototipazione digitale, fin dai primi passi concettuali del progetto, già incorporano questi aspetti di limiti di fabbricazione digitale. Cioè, dobbiamo esserne al corrente fin dall'inizio per non incappare appunto in errori o vicoli ciechi dal momento in cui ci imbarchiamo nella fabbricazione del progetto. Quindi tutti questi vari limiti geometrici di fabbricazione incorporati nel workflow digitale del progetto sono stati poi sviluppati ulteriormente fino alla produzione di tutto il G-code della macchina per il controllo del robot e della sincronizzazione sia del braccio meccanico che del piatto girevole, e che qui vedete appunto nella totalità del progetto. È veramente importante poi mantenere sempre la prospettiva globale
non solo locale dell'elemento, ma sempre passare da una prospettiva locale a una prospettiva globale del progetto, per appunto minimizzare gli errori di fabbricazione, e che poi chiaramente si rispecchiano in maniera esponenziale nel momento in cui si va effettivamente a assemblare la struttura. E appunto l'utilizzo del piatto girevole appunto ci ha permesso di fresare tutti questi elementi in maniera agevole. Stiamo parlando di circa 100.000 connessioni dentate, ognuna di queste chiaramente con geometria variabile, un lavoro di automatizzazione e di ottimizzazione sia delle tempistiche che dei processi di fabbricazione assolutamente necessario se si vuole raggiungere questa forma di complessità che il padiglione appunto ci richiedeva. E un altro aspetto assolutamente fondamentale del progetto che abbiamo portato avanti parallelamente a tutte le questioni legate alla fabbricazione sono gli aspetti legati all'ingegnerizzazione del progetto. Progetti di questa dimensione chiaramente devono essere anche asseverati dal punto di vista statico, dal punto di vista ingegneristico, e fin dai primi step del progetto tutte le diverse variazioni geometriche e morfologiche sono state analizzate tramite i nostri vari modelli e gli elementi finiti per capire e intuire quella che sarebbe sarebbe stata la soluzione migliore appunto per il progetto, fino appunto a convergere ad una soluzione ottimale che, rispetto alla soluzione che si vede sulla sinistra, con dei picchi di tensione che sicuramente vanno evitati in ogni forma di struttura ed ogni elemento che viene costruito, fino ad una forma più, comunque una formologia più ottimizzata che distribuisce in maniera più omogenea i carichi, le tensioni, e presenta una morfologia strutturale meglio adatta al tipo di progetto che stavamo realizzando. Parallelamente i test fisici ci hanno permesso di controllare appunto i parametri da utilizzare nei nostri calcoli digitali. Sempre questo è un processo che noi facciamo nei nostri progetti, il test fisico tramite, come si conosce in tutti i corsi di ingegneria, tramite macchine di carico per capire quelli che sono i parametri di crisi dei vari materiali, che poi vengono presi e trasferiti all'interno del modello digitale agli elementi finiti. È interessante vedere come questo progetto poi ha una serie di gerarchie strutturali che vanno dalla singola cella alla totalità globale del padiglione. Quindi queste placche che si incontrano all'interno del singolo elemento poi vengono ripetute a livello globale, in cui i singoli elementi, questi macro elementi, sempre si connettono insieme, e anche questi poi sono connessi tramite una connessione che massimizza il trasferimento degli sforzi di taglio una con l'altra. Successivamente, una volta finita tutta la parte di fabbricazione, si passa sempre alla parte di implementazione. È interessante vedere anche come
questi processi di implementazione sono poi dei processi molto, molto artigianali, cioè sono progetti che poi noi realizziamo insieme agli studenti, in cui tutti questi elementi vengono assemblati assieme nel foyer dell'università, gli elementi poi vengono impregnati e trattati appunto per sopportare le condizioni climatiche dell'esterno. Gli elementi sono poi stati innanzitutto conclusi e montati all'interno del foyer e poi parallelamente gli elementi finiti montati in esterno. È interessante anche vedere e notare come un elemento che noi assolutamente non avevamo preso in considerazione è l'estrema rigidezza di questo sistema strutturale. Al momento in cui abbiamo cominciato ad assemblare la struttura in esterno, ci siamo resi a un certo punto conto che le tolleranze fra le singole celle non ci permetteva di continuare a costruire il progetto, il padiglione, come se fosse un Lego. Abbiamo quindi dovuto cominciare ad allentare tutte le celle in modo tale da permetterci di delle tolleranze maggiori che poi venivano serrate sempre di più in modo tale da fissare le parti che erano già complete e poi appunto completare le parti che mancavano. Questi sono anche dei metodi e mezzi per poi capire quello che è effettivamente il comportamento strutturale dell'elemento, qualcosa che è praticamente impossibile da prevedere in anticipo, anche tramite l'esperienza. Questo è uno degli aspetti che noi sempre tentiamo e tendiamo a evidenziare poi nei nostri progetti. E l'elemento finito, il progetto finito, poi è anche molto interessante perché presenta delle situazioni architettoniche molto, molto marcate, come questa grande apertura centrale che non ha solo una valenza architettonica ma anche una valenza ingegneristica molto, molto rilevante. Non si vedono molto spesso gusci di queste dimensioni con discontinuità o aperture di questa natura all'interno della membratura strutturale, mentre questa forma geometrica e questa morfologia strutturale ci ha permesso anche di approcciare il progetto architettonico in altri modi, sfruttando anche nuovi linguaggi strutturali architettonici. Anche questi momenti dell'interno del padiglione, queste aperture poi non sono lì casualmente, bensì sono pensate appunto per in funzione strumentale alla fabbricazione, in quanto dovendo connettere le singole celle assieme avevamo appunto la necessità di accedere all'interno della cella, quindi una forma di integrazione di quelle che sono le funzioni strutturali, requirements di fabbricazione e di implementazione di assemblaggio della struttura. E mantenendo sempre un occhio di riguardo anche a quelle che sono le integrazioni funzionali come l'illuminazione dell'elemento e soprattutto poi il livello di dettaglio che questa forma e questo lavoro ci ha permesso di raggiungere nella connessione tra i vari elementi. Quindi il workflow digitale appunto e la fabbricazione delle singoli elementi ci permette di ottenere dei livelli di dettaglio che altrimenti non saremmo mai riusciti ad ottenere tramite fabbricazioni analogico tradizionali. È interessante anche vedere come questa è quasi una sorta di test di carico informale che ci ha permesso anche di validare la portanza della struttura. E penso anche riassuma poi
l'ottima performance del padiglione. Questi sono di nuovo progetti collaborativi. Il nostro istituto, l'ITKE, Institute of Building Structures and Structural Design, insieme all'Institute of Computational Design di Achim Menges, ma anche tutta una serie di studenti, volenterosi studenti che lavorano con noi e una serie di sponsor che ci forniscono spesso materiali, ma anche know-how o macchinari per poter appunto accedere a questi mezzi di fabbricazione. Questo è anche un aspetto che noi tentiamo di curare il più possibile, proprio mettere in evidenza tutti i vari soggetti che collaborano a questi progetti per dare visibilità anche a coloro che normalmente visibilità forse non avrebbero, come appunto i produttori di materiali o di macchinari. Il prossimo progetto che vorrei presentare si sposta verso altri lidi per quello che riguarda la ricerca dei materiali. Manteniamo sempre qui un focus molto, molto importante su quello che è il ruolo biomimetico della struttura. Per questo progetto abbiamo avuto la fortuna di collaborare con l'Istituto di Biologia Evolutiva dell'Università di Tubinga, che ci ha aiutato e coadiuvato nella realizzazione e nella generazione del progetto. E per questo progetto ci siamo ispirati alla composizione del guscio degli artropodi, ad esempio l'aragosta. È molto interessante, un materiale veramente molto interessante in quanto il guscio degli artropodi è sostanzialmente una forma di materiale biocomposito. Il guscio è composto da una serie di fibrille chiamate di filamenti proteici che sono annegati in una matrice di biopolimerica che costituisce quella che viene chiamata in biologia cuticola. Questa cuticola è assolutamente interessante dal punto di vista sia biologico, biomeccanico, ma anche ingegneristico, perché variando la composizione sia della matrice che dell'orientamento delle fibre e del numero anche di fibre, si ottiene una rigidezza sempre variabile all'interno dello stesso materiale. Quindi abbiamo una multifunzionalità di materiale che, pur essendo sempre la stessa composizione, può assolvere a funzioni completamente diverse. Quindi abbiamo degli strati estremamente rigidi all'esterno, e lo stesso materiale compone anche, per esempio, le antenne dell'aragosta o addirittura la patina dell'occhio dell'aragosta, che è una patina assolutamente morbida e flessibile, nonostante questo sia sempre lo stesso identico materiale. Questo dal punto di vista dell'ingegneria è quasi il sacro graal, la possibilità di avere un singolo materiale che ti permetta di assolvere tutte le funzioni morfologiche e strutturali di cui un edificio o una struttura deve andare incontro. Questo poi è un tema che si ritrova molto spesso appunto nella fabbricazione di materiali compositi, in cui appunto il lay-up delle fibre ha un'influenza enorme per quella che è la funzione, su quella che è la funzione dell'elemento stesso. Basti guardare alla tecnologia che è stata sviluppata negli ultimi anni nella produzione e fabbricazione delle vele per la navigazione. Queste sono vele che vengono prodotte con
le tecnologie più avanzate nel mondo dei compositi sono spesso vele che vengono utilizzate per una regata e poi vengono buttate via, proprio perché sono talmente ottimizzate per quello specifico carico che non sono più utilizzabili, implementabili in una seconda situazione. Chiaramente poi noi abbiamo un focus un po' diverso, abbiamo l'intenzione poi di andare su lidi un po' più sostenibili, avere materiali che possono essere utilizzati più a largo termine, però è molto interessante questa contaminazione da parte di altre industrie, vedere come appunto lavorano e qual è la tecnologia che utilizzano e che noi possiamo importare nella nostra prassi quotidiana per creare nuovi materiali da utilizzare nell'ambito delle costruzioni dell'architettura e dell'ingegneria. Questi sono tipici processi di fabbricazione nel campo dei compositi. I compositi appunto vengono spesso utilizzati nella produzione di fusoliere o di componenti a rotazione, a simmetria rotazionale. Per cui viene fresato appunto il corpo positivo su cui vengono posate poi le fibre e tramite appunto i nostri mezzi di simulazione digitale poi abbiamo avuto l'opportunità e la possibilità di investigare sempre più a fondo quelli che sono i mezzi di fabbricazione. Quindi di nuovo un workflow che va dalla concezione architettonica dell'elemento all'ingegnerizzazione del prototipo, del padiglione, fino anche alla digitalizzazione e simulazione stessa dei processi di fabbricazione. Per il progetto che avevamo in mente, chiaramente la possibilità di fresare un corpo positivo di queste dimensioni non sarebbe mai stato possibile. Quindi stiamo parlando di un padiglione delle stesse dimensioni dei padiglioni precedenti, quindi una luce di circa 10 metri, 10-11 metri, e fresare un corpo di queste dimensioni interamente in poliuretano, in schiuma, non sarebbe mai stato possibile. Per questo che abbiamo ideato questa forma di fabbricazione che noi chiamiamo coreless winding, ossia winding senza una forma positiva. Noi si tendono appunto le fibre su una serie di profili dentati su cui poi le fibre successive vengono appunto posate e questo crea la superficie composita. Di nuovo sempre un focus importante su quelli che sono le proprietà materiali le proprietà meccaniche del materiale in modo da creare una sorta di workflow integrato da quelli che sono le caratteristiche materiali fino appunto a tutti i parametri digitali che noi dobbiamo implementare nel lavoro puramente ingegneristico per l'asseveramento del comportamento della struttura. In caso di questo padiglione abbiamo dovuto fare un lavoro molto raffinato per quello che riguarda la digitalizzazione e creazione l'astrazione del comportamento meccanico del materiale. Essendo i materiali compositi, materiali per natura anisotropici, quale vuol dire che una direzione chiaramente ha delle risposte meccaniche completamente diverse rispetto alla direzione per esempio perpendicolare, è importante trasferire questi dettagli meccanici anche all'interno dei processi digitali di simulazione che utilizziamo.
Anche qui abbiamo valutato tutta una serie di variazioni geometriche per poter individuare la configurazione ottimale per il padiglione, fino appunto a giungere alla identificazione della geometria che poi sarebbe stata implementata e fabbricata in luogo. E anche qui è sempre tramite una serie di strategie di ottimizzazione tramite algoritmi genetici o algoritmi di ottimizzazione gradiente per ottenere quella che è la configurazione migliore. Di nuovo il prototipo fisico è assolutamente fondamentale per capire la complessità di questo tipo di lavoro. Tutta la prima parte del lavoro è stata svolta quasi esclusivamente su modelli fisici, piccoli modelli che i nostri studenti appunto dalla mattina fino alla sera filavano e creavano a mano, proprio per cominciare a capire quella che è la logica di fabbricazione di questo progetto. Non possiamo prescindere dalla comprensione, dell'intima comprensione dei processi di fabbricazione, se poi vogliamo appunto fare il salto di scala, e anche del comportamento meccanico della struttura. Quindi stavo accennando prima che il fatto che manchi la forma positiva su cui posare le fibre fa sì che ogni fibra che viene tesa tra i profili della sottostruttura poi si deformino successivamente nel momento in cui le fibre successive vengono posate. Quindi abbiamo un sistema di interazioni che praticamente un sistema dinamico che continua ad evolversi nel tempo finché appunto non si arriva alla geometria finale. Quindi per ogni fibra che viene tesa abbiamo tutto un sistema di interazione tra un punto assolutamente lontano rispetto al punto in cui si sta operando in quel momento. E questi sono tutti aspetti che dal momento in cui ci si trova di fronte al computer non si tiene in considerazione, non si possono nemmeno prevedere. Per questo che il senso di questi modelli fisici risulta assolutamente fondamentale nel workflow di questi progetti. Poi il raffinamento della parte di fabbricazione digitale, proprio per evitare collisioni tra il robot e il setup di fabbricazione che avevamo ideato per il progetto e il padiglione stesso, fino alla realizzazione del setup completo. Quindi il setup è stato creato con una sottostruttura in acciaio su cui sono fissate le lamelle di legno con la dentatura che avete visto prima nel modello di laboratorio. Il tutto poi fissato su di nuovo lo stesso piatto rotante del laboratorio, che appunto ci permetteva di ruotare tutto il complesso in modo tale per cui il robot stesso, il braccio meccanico, aveva la possibilità di minimizzare i cinematismi, in quanto tutta la parte di movimento veniva assolta praticamente dal piatto, dal disco rotatorio. Questo è il footage del processo di fabbricazione. Si vedeva all'inizio del video il bagno di resina in cui veniva appunto venivano tirati vari filamenti. E ci tengo anche a precisare come il progetto
utilizza due materiali complementari, fibra di vetro e fibra di carbonio. Questo ha una motivazione sia economica, ma anche prettamente strutturale, in quanto la fibra di vetro è chiaramente molto più economica rispetto alla fibra di carbonio, ma ha delle proprietà meccaniche molto più molto peggiori, nel senso si deforma molto di più rispetto alla fibra di carbonio. È per questo che la fibra di vetro è stata utilizzata come parte di involucro architettonico, ma anche per creare un po' la parte i primi strati su cui poi abbiamo avuto la possibilità di posare le fibre di carbonio nelle zone più critiche dal punto di vista dal punto di vista statico, quindi i punti di supporto, queste creste di supporto e l'anello di connessione fra i vari piedi. La struttura è estremamente leggera, 320 kg in totale, per questioni chiaramente di deformazione abbiamo dovuto mantenere la sottostruttura metallica nel momento di trasporto, appunto perché essendo così leggera i rischi di deformazione sarebbero stati troppo grandi. Il setup che avete visto, il tendone, è stato allestito nel campus dell'università. Lì abbiamo avuto tutto il nostro workshop di fabbricazione, poi da lì è stato piazzato sul campus appunto dell'università. Ci tengo a precisare appunto la differenziazione dei materiali e della localizzazione appunto dei materiali appunto dove servono. Di nuovo si vede appunto da questa immagine aerea l'anello di connessione tra i vari piedi, appunto essendo una struttura a guscio, i cinque piedi di supporto avevano la necessità di essere collegati insieme. E ci tengo anche a precisare, a mettere in evidenza che tutta la struttura è esclusivamente stata realizzata con fibra di vetro e fibra di carbonio, non ci sono altri elementi di supporto all'interno della struttura. Non c'è una sottostruttura metallica, è stato tutto tirato via dal momento in cui il padiglione è stato posizionato in opera. Quindi è una struttura assolutamente coerente nella propria materialità, nel proprio sviluppo morfogenetico e morfologico strutturale. Trovo anche molto interessante come questi dettagli di fabbricazione poi emergono in maniera molto preponderante nel progetto. Si vede spesso quando si ha a che fare con materiali compositi, non si ha la possibilità di capire o percepire la grana del materiale o i processi di fabbricazione, mentre qui è molto evidente come il processo di fabbricazione è assolutamente evidente e presente. Tutto sommato è anche un pregio, bisogna anche riuscire a evidenziare, a portare e rendere un pregio quello che normalmente viene probabilmente percepito come un difetto. Il padiglione è stato anche equipaggiato con una serie di sensori, quindi all'interno del processo di laminazione dei sensori che appunto misurano la deformazione del padiglione, da cui appunto abbiamo potuto e possiamo tuttora asseverare il comportamento statico della struttura. Questi sono tecnologie che vengono utilizzate spesso nel campo aeronautico, ma che abbiamo adottato proprio per cominciare ad avere un occhio di riguardo sul comportamento strutturale delle nostre proposte, appunto per cominciare a uscire dalla scala di prototipo padiglione, poter utilizzare queste idee, questi,
queste forme di ricerca in modo tale da aumentare la scala della nostra, dei nostri prototipi. Grazie. Sono a disposizione per domande. No, la resina, come facevo vedere nel video, si vede all'inizio del processo di fabbricazione. Un secondo. Avevamo un bagno di resina, si vede all'inizio del video, in cui i rovings di fibra venivano installati, passavano all'interno di un bagno di resina e poi l'effector del robot posizionava le fibre già impregnate. Quindi non c'è stata nessuna forma di post-processing del materiale. L'unica cosa che abbiamo dovuto fare è stata temperare il padiglione, quindi incapsulare il padiglione tramite una serie di teli di nylon e aumentare la temperatura fino a circa 60 gradi. Abbiamo utilizzato una resina, normalmente le resine che vengono utilizzate in campo meccanico, in ingegneria meccanico, in ingegneria aeronautica hanno delle temperature di temperazione di circa 120 gradi, 150 gradi. Chiaramente per le nostre esigenze abbiamo dovuto abbassare la temperatura in modo tale anche da aumentare i tempi di lavorazione perché in questa maniera abbiamo tutto il padiglione è stato poi realizzato nell'arco di circa 3 settimane. Ovviamente avevamo l'esigenza poi di mantenere la resina più o meno bagnata durante il processo di fabbricazione. Siete riusciti a controllare in fase di progettazione il fatto di la tensione delle fibre in modo tale che avvenisse l'incollaggio? Ha funzionato? Ci sono stati degli scollaggi del materiale? Allora, la tensione, la pretensione delle fibre è stato un parametro che abbiamo preso in considerazione fin dall'inizio in test di laboratorio. Tentando di calibrare sia il freno del roving che la velocità di posa delle fibre. È stato un lavoro di calibrazione molto anche abbastanza oneroso perché non è semplice. Ogni appena la resina comincia a diventare più densa, aumenta il pretensionamento delle fibre, se il robot comincia a muoversi un po' più velocemente, il disco si muove più velocemente, poi hai una tensione maggiore. Quindi abbiamo tentato di mantenere l'errore all'interno di un determinato range, quindi durante i nostri calcoli abbiamo anche fatto dei worst case scenario in cui abbiamo tentato di simulare il tutto con una pretensione minore, una pretensione maggiore. Abbiamo detto se rimaniamo all'interno di questo range di pretensionamento siamo a posto. La questione dello scollamento dei vari layer, sì, soprattutto cioè in certi punti era evidente, anche perché ci siamo resi poi conto dopo del fatto che avremmo dovuto utilizzare probabilmente un sistema di fabbricazione leggermente diverso. Quindi anziché porre una serie di layer paralleli uno sull'altro, avremmo dovuto prima probabilmente fare un wrapping totale in fibre di vetro e su quella poi fare i wrapping successivi. Perché questo avrebbe veramente dato un
un bonding perfetto fra i vari layer. Infatti il padiglione successivo, che è stato realizzato nel 2013-2014, sfrutta un po' tutte le conoscenze che abbiamo acquisito in questo per venire incontro ai vari difetti di fabbricazione e appunto aumentare le proprietà del materiale composito. Un'altra domanda. Questo e gli altri padiglioni, per quanto riguarda l'analisi del ciclo vitale, cioè che cosa succede alla fine? Sono riciclabili, smontabili, smaltibili, sbriciolabili? E poi come vengono inquadrate a livello autorizzativo e normativo lì in Germania questi? Allora, questi sono tutti progetti che chiaramente rientrano all'interno di un framework di ricerca, per cui ci troviamo in un contesto protetto. Gli inizi sono stati molto più difficili, perché ottenere le autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'università, del campus, dell'amministrazione proprio del campus, non era semplice, perché non sapevano quello che volevamo fare. Infatti il primo padiglione 2010 è quello che ha avuto le maggiori difficoltà dal punto di vista burocratico per la realizzazione, perché ancora non si sapeva quello che si volesse fare. Poi pian piano, vedendo che comunque c'è una certa forma di professionalità nell'eseguire questi lavori, poi adesso l'iter burocratico è diventato molto più semplice. I tempi rimangono sempre limitati. Essendo padiglioni temporanei, questi rimangono esposti all'incirca 3-4 mesi, poi siamo obbligati dall'università a smantellarli. Quello che succede ai padiglioni dipende. Il padiglione, per esempio, di legno del 2011 è stato smontato ed è stato consegnato alla ditta Müller-Blaustein, che è la stessa ditta che ci ha fornito il materiale, che poi ha ricostruito e ha riassemblato il padiglione dove hanno i loro workshops, i loro uffici di produzione. Questo padiglione qui, per natura, essendo una monocoque shell, non era possibile, non sarebbe stato possibile disassemblarlo. Per questo in fase di concezione e realizzazione abbiamo stipulato un accordo con una ditta di riciclo di materiali compositi. Quindi loro si occupano, una ditta di Stoccarda che si occupa esclusivamente di riciclo di materiali compositi, fanno recycling, upgrading, downgrading di materiali compositi. Loro poi sono venuti e hanno smantellato il padiglione, l'hanno preso e poi probabilmente adesso sarà materiale per asfalto. Avete lavorato anche all'esterno, cioè su padiglioni per spazi pubblici? Sì, assolutamente. Posso magari anche far vedere qualche immagine, un po' per anche ritornare al discorso del salto di scala, che è qualcosa che a noi preme molto. Questo è un progetto che è stato concluso recentemente sempre dai nostri due istituti, ICD e ITKI, ed è un po' la continuazione, la logica continuazione del padiglione, se riesco a spostarlo. Scusate un secondo. Solo un attimo. Questo è il padiglione della Landesgartenschau. Questo è un padiglione che rimarrà per 5 anni, quindi stiamo parlando di
tempi e tempistiche completamente differenti rispetto a quelle che, a cui siamo, siamo stati abituati fino a questo momento. Quindi il lavoro che abbiamo effettuato finora, nel senso, si sta espandendo anche verso altri lidi, e abbiamo commesse, abbiamo anche richieste per padiglioni non più temporanei, ma che comunque devono rimanere più a lungo. E la logica costruttiva di questo padiglione è identica rispetto al padiglione del 2011, quindi sono piatti fresati, sempre assemblati con, tramite questa logica della connessione dentata. Dato l'impegno strutturale del padiglione, qui sono anche intervenute anche delle connessioni meccaniche, quindi delle viti per mantenere appunto i pannelli assieme, anche perché una differenza sostanziale rispetto al padiglione del 2011 è che questo è un guscio singolo, mentre il padiglione del 2011 erano due gusci, quindi erano celle a due gusci, questo è a guscio singolo. Quindi sì, alla fine, per rispondere alla tua domanda, ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Interessante, perché credo sia sempre più si vada sempre di più verso edifici smontabili, proprio perché sono più compatibili, ecocompatibili, perché la città è in continua trasformazione, quindi avere degli edifici che possono essere smontati e ricostruiti da un'altra parte o algo di cui si può utilizzare alcuni pezzi, credo sia, diciamo, una fase abbastanza attuale, quindi c'è, diciamo, questa impronta tecnologica, l'uso dei software, forse è abbastanza attuale proprio perché permette di costruire qualcosa che poi possa essere facilmente smontato, quindi qualcosa di costruito a pezzi in officine, quindi qualcosa di costruito a secco, poi portato in cantiere e montato. Quindi che debba avere la caratteristica di essere rismontato, quindi c'è tutta una fase, credo che sia molto interessante, sullo smontaggio di questi pezzi, del riutilizzo, insomma. Sì, certo, sono assolutamente d'accordo, soprattutto ritengo che stiamo assistendo a uno spostamento di competenze, mentre prima si richiedeva l'artigiano specializzato che ti riuscisse a fare proprio il dettaglio e fosse in grado appunto di carpire tutti questi dettagli. Adesso si sta passando ad una forma di quasi iperingegnerizzazione del progetto, quindi a monte, in modo tale da ridurre la complessità in fase di fabbricazione e di assemblaggio. Quindi c'è un'operazione di intelligenza a monte del prodotto, in cui appunto architetti e ingegneri sono chiamati in causa in primo luogo. E sia per quello che riguarda le strutture smontabili, ma anche per ritornare per esempio al primo progetto, a forme di, per esempio, strutture, morphing structures, che possono assumere configurazioni diverse a partire da, non so, ad esempio, materiali planari. Quindi è questa forma di iperingegnerizzazione del comportamento dei materiali o della struttura stessa, in modo tale da ottenere un vantaggio poi nel momento in cui si assembla o si fabbrica la struttura. Sono assolutamente d'accordo. Io volevo chiedere invece come le tre strutture hanno interagito alle condizioni climatiche, per esempio la pioggia e quant'altro. E, beh, tutte queste strutture, questa struttura per esempio, c'è un esterno, dunque questa struttura qui è stata realizzata poi anche in collaborazione con una ditta di, sempre la stessa ditta che ci fornì il materiale nel 2011, che appunto ha voluto continuare la collaborazione con noi. Loro sono una ditta
di carpentieri, sostanzialmente fanno sia produzione di materiali semilavorati, ma hanno anche all'interno della loro ditta poi un pool di proprio carpentieri specializzati. In Germania esiste un po' questa cultura che si tenta anche di mantenere e supportare. E sono stati proprio loro a consigliare di coprire completamente la struttura prima con una guaina, quindi la struttura infatti si vedono sotto le fughe scure, una guaina e poi su questa su porre dei listelli e un altro strato di compensatino in modo tale da coprire completamente la struttura per ridurre il degrado alle intemperie. E questo per esempio è qualcosa che a cui noi non avevamo mai pensato, nel senso si pensava bene sì, le fughe tentiamo di renderle più chiuse possibile, poi con quello siamo a posto. Quindi è anche interessante vedere come l'input da parte di altri mondi o altre competenze poi possono venirci incontro. È anche interessante il fatto che loro ci hanno detto probabilmente dureranno 2 anni questi pannelli, poi saranno da sostituire, però è anche nella logica del materiale, quindi è proprio una pelle a perdere sostanzialmente. Gli altri padiglioni sono sempre stati trattati in legno per evitare poi imbarcamenti vari e che l'umidità venisse assorbita troppo, anche se anche qui c'è un aneddoto interessante, perché nel primo padiglione, quello deformato elasticamente, ci fu un momento in cui era estate, fece molto molto caldo, in quel momento stavano appunto impregnando tutti gli stelli. Vennero impregnati gli stelli, al momento in cui dovettero appunto montarli in opera, cominciarono a rompersi tutti. Questo perché, data la temperatura del momento, tutta l'umidità era stata praticamente asciugata, hanno impregnato gli stelli, il materiale, il legno, non poteva più riassorbire l'umidità naturale e quindi è diventato un materiale fragile. È assolutamente interessante anche questi aspetti che non si prendono minimamente in considerazione, ma che si possono capire solo poi con l'esperienza e appunto tentare di realizzare strutture che siano coerenti con il materiale che si va a sviluppare. Quindi, quando nella fase di montaggio, quando montavate per esempio questi elementi esagonali, avevate una guida di riferimento o con Teodolite controllavate i punti? Su questo progetto o quello precedente? Su questo o sull'altro? Beh, differente. Ritorno un attimo all'altro. No, non avevamo guide e abbiamo fatto, ho realizzato, assemblato il tutto all'interno dei limiti di tolleranza che ci erano permessi. Infatti anche prima stavo accennando al fatto che in fase di montaggio abbiamo spesso dovuto allentare tutte le connessioni in modo tale da accomodare le celle successive e poi fissarla, perché la struttura è talmente rigida, noi non ce l'aspettavamo, ma era talmente rigida che era impossibile inserire la cella successiva, perché le tolleranze non ce lo permettevano, era un gioco di incastri talmente fine che quando appunto sei in cantiere con 3-4 persone che devono alzare queste celle, la più grande arriva a un'altezza di circa 2 metri, 2 metri e 20, anche altezze considerevoli. E chiaramente una volta che ci si trova in cantiere a dover lavorare non è il massimo. E
e senza alcuna guida, nel senso abbiamo tentato di ingegnerizzare appunto tutto in anticipo per evitare sottostrutture o impalcati che poi avrebbero aggiunto complessità e dilatato i tempi in maniera considerevole. Come mai avete scelto questi materiali e perché per esempio non il metallo o altri? Il legno innanzitutto perché è un materiale che si presta benissimo a questi paradigmi di fabbricazione digitale, quindi è un materiale che costa relativamente poco, su cui si può sperimentare tantissimo e si presta veramente molto bene ai mezzi di fabbricazione digitale contemporanea, quindi fresatura, taglio, eccetera. I materiali compositi provengono da un interesse di ricerca che è basato nel nostro istituto da quasi 10-15 anni. Il nostro professore, il direttore Jan Klippers, ha adottato il materiali compositi nella sua ricerca da molto tempo. Facevo vedere il primo giorno il ponte a Friedberg realizzato in materiali compositi, quindi esiste già una comprensione del materiale, conoscenze pregresse che ci hanno permesso poi di avanzare in maniera più spedita e soprattutto perché volevamo capire quello che era quelle che erano le implicazioni nell'uso di un materiale di questo tipo con appunto i mezzi di fabbricazione attuali. Il metallo pure è un materiale molto interessante, ci sono molte sperimentazioni a riguardo, diverse scuole a Londra e in America, in LA, in Los Angeles, stanno sperimentando molto con la piegatura di metalli tramite appunto bracci meccanici. Questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Poi bisogna anche dire che aggiungere un po' un fattore culturale, essendo a Stoccarda e vivendo un po' sulle spalle di giganti quali Fraiotto e su tutta la cultura delle lightweight structures, quindi strutture leggere, siamo naturalmente portati a tentare o sperimentare con materiali appunto leggeri. Metallo viene associato molto spesso a costruzioni più tradizionali, anche se poi cioè dipende da come si assembla, da come viene utilizzato, certamente. Comunque non escludo che in futuro poi si aprano anche nuovi orizzonti, nuovi interessi di ricerca anche su altri materiali. Le volevo chiedere, c'è un collegamento tra lo studio di queste strutture e i nanofullereni, e cioè quelli che in gergo vengono chiamati bank mist, come si chiamano, sono quelle strutture spaziali geodetiche, visto che c'è, voglio dire, il tema conduttore che è quello dell'esagono, l'uso dell'esagono, forse perché rientrano in quei solidi platonici di cui ha parlato prima? Sì, assolutamente, nel senso esistono delle correlazioni geometriche molto forti nel progetto sia architettonico ma anche ingegneristico. Come facevo vedere in una slide, questa correlazione tra solidi platonici, quindi questa relazione di polarità, non è solo una relazione geometrica, ma incredibilmente, questa è una cosa che è stata scoperta recentemente, ma esiste anche una diretta correlazione del comportamento meccanico della struttura, che per noi è stata una rivelazione straordinaria. Ed è per questo che poi si possono creare dei sistemi astratti
esclusivamente geometrici, ma che poi hanno delle relazioni o hanno delle correlazioni, dei risvolti meccanici su cui poi appunto possiamo basare le nostre considerazioni, le nostre ipotesi. Infatti nel nostro lavoro è intimamente legato alla geometria, la sperimentazione, all'investigazione geometrica, perché la geometria ha un ruolo preponderante nella forma strutturale. Basti pensare a tutte quelle che sono le volte a compressione, funzionano in questa maniera solo perché hanno appunto quella geometria. Penso strutture sono così perché il materiale lo impone. E la nostra è proprio una ricerca tenta di sfruttare il materiale per quello che vuole fare il materiale, e quindi ricercare la geometria rispetto a quello che richiede il materiale o il setup che stiamo andando a ricercare. Comunque sì, la questione delle strutture a lastra è un argomento molto interessante, perché soprattutto in un'ottica storica si vede come il grande periodo dei gusci oramai è passato. Dagli anni 30 agli anni 50 le grandi gusci di Nervi, di Torroja, Felix Candela, si è persa completamente quella tradizione per un motivo puramente economico, perché costruire queste strutture è onerosissimo. Per costruire appunto l'impalcato, le armature per questi gusci in calcestruzzo costa quasi di più che il guscio stesso. E questo sicuramente, quello del guscio segmentato, quindi moduli che poi possono essere assemblati assieme, è una strada che noi stiamo percorrendo proprio in quest'ottica. Vedere se si riesce a in qualche maniera riportare in auge una morfologia strutturale che è assolutamente splendida. E i lavori che sono stati fatti in passato da questi ingegneri sono assolutamente impeccabili. Da Nervi a... penso anche poi alle volte di Candela, insomma, quella tipologia lì quindi è sostanzialmente decaduta per questioni puramente economiche? Sì. Non altro, di resistenza nel tempo, di... Assolutamente. Esclusivamente economica, perché cioè, non è un caso che poi anche in tutte le scuole di ingegneria, in tutte le scuole di architettura si dica... adesso viviamo in un periodo in cui il materiale non costa niente, ma la manodopera costa molto di più. Mentre prima era il contrario. Sì. Prima la manodopera non costava niente, però dovevi stare attento ad utilizzare l'acciaio fino al minimo in modo tale da avere massimizzazione del materiale. Per quello che poi si vedono i classici dettagli della trave a flessione, si vedono ancora appunto le armature a 45 gradi, perché in questa maniera si assorbono meglio gli sforzi di taglio, mentre adesso quello che si fa, si prende il materiale, si mettono le staffe completamente verticali, perché costa molto meno, perché hai tempi di ottimizzazione in cantiere, le maestranze non devono essere addestrate fino al punto da saper manovrare tutti gli strumenti, e quindi sì, c'è stata un'inversione di tendenza enorme. E non è un caso che questi grandi, il periodo dei grandi gusci strutturali ha cominciato a decadere intorno agli anni 50-60. Infatti il Palazzetto dello Sport del 56, le ultime grandi opere strutturali in termini di gusci sono degli anni 60, massimo qualche esempio negli anni 70. Adesso c'è un... diciamo, nuovi paradigmi digitali stanno riportando in parte in auge queste costruzioni, perché basti vedere per esempio al lavoro di Philip Bloch, che con il suo lavoro sui gusci a compressione ha sicuramente riportato nuova linfa vitale
al tema, però sì, il problema, i problemi economici comunque rimangono, anche perché basti pensare anche un guscio a compressione, per esempio in pietra, quanto costa adesso fresare la pietra o quanto costa effettivamente il materiale pietra? Oramai la pietra costa molto di più di un dettaglio in acciaio o di un getto in calcestruzzo. Quindi è esclusivamente una questione di costi. Purtroppo. Ma magari speriamo poi con tutti questi mezzi di riuscire a recuperare un po' di tempo perduto. Ma questi sono tutti progetti aperti o comunque chiusi e gestiti dall'istituto? Cosa intendi per aperti? Cioè disponibili, cioè per esempio chiunque potrebbe utilizzare, se ci sono dei file condivisi o su cui poter... Ma tutta la documentazione si trova in rete, riguardo i materiali, riguardo le geometrie, le sezioni, piante, sono tutto materiale documentato. Poi, per esempio, i calcoli strutturali non sono resi disponibili anche perché hanno una rilevanza, sono poco interessanti poi per il pubblico più che altro. Spesso poi abbiamo anche contatti diretti con professionisti o tecnici o studenti o altri ricercatori che si interessano a questo tipo di ricerca, e quindi abbiamo uno scambio più diretto e più mirato sui materiali che ci richiedono. Comunque documentazioni sono assolutamente disponibili. Non vogliamo fare segreto di quello che facciamo, anzi.